Belle donne, buongiorno! Oggi video Get Ready With Me Makeup in collaborazione con la carissima Paola del canale Gattaluna Kimono Blu. Vi lascio qui sotto il link al suo canale, naturalmente. Allora, noi oggi facciamo questa cosa di proporvi un look viso, un makeup viso, e però poi vi proponiamo alla fine del Get Ready With Me tre rossetti diversi da abbinare. Quindi, se volete vedere cosa abbiamo combinato, continuate a guardare il video. Naturalmente, grazie a tutte voi per essere qui e se siete nuove sul mio canale, potete iscrivervi se vi fa piacere. Basta cliccare sul tasto rosso che trovate qui sotto. Poi, se volete darmi anche un ulteriore supporto, potete decidere di far conoscere il mio canale alle vostre amiche. Il look che vi propongo oggi l'ho pubblicato su Instagram qualche giorno fa e vi avevo anche chiesto se qualcuna fosse interessata a vedere come lo avevo realizzato. Per cui, siccome alcune di voi mi hanno risposto di sì, qui trovate tutto lo step by step, anche se ho utilizzato dei prodotti diversi, proprio per farvi vedere come non è necessario usare proprio esattamente tutti gli stessi prodotti che vedete usare quando qualcuno vi propone un look, ma ci sono anche tante alternative simili, più economiche, più facilmente reperibili, che magari avete già nei vostri cassetti. Quindi io vi lascio al video e ci vediamo alla fine per i saluti e le considerazioni finali. Cominciamo dall'inizio, quindi sopracciglia, Nabla Brow Divine colore Venus. Le ho già iniziate, adesso le vado a finire. Voi sapete, se mi seguite, che io faccio sempre prima le sopracciglia e poi la skincare, perché soprattutto adesso che fa caldo, se io metto delle creme, poi le sopracciglia non riesco più a disegnarle perché la matita mi scivola via da tutte le parti. Quindi matita sulla pelle secca, asciutta, pulita e poi facciamo tutto il resto. Contorno occhi, il solito eye care cream di Martina Gebhardt, anche d'estate perché tanto col contorno occhi secco che mi ritrovo si assorbe in un attimo. Collagene vegetale La Saponaria, se mettesse anche a fuoco sarebbe stupendo, ma tant'è. Fatto sta che insomma questo è un prodotto che secondo me col caldo è strepitoso perché si asciuga in 0 attimi. Sono delle gocce apparentemente appiccicose, invece non è vero, sulla pelle diventano come acqua e quindi nel giro di 3 secondi la pelle lo ha assorbito e non fa sudare, non viene buttato fuori come mi sembra invece succeda con altri prodotti un po' più grassi. Già fatto, cioè è come già non averlo più. È come aver messo dell'acqua, però si sente che c'è. Non so, non saprei dire, ma mi piace un sacco. È la prima volta che lo uso, credo che lo ricomprerò. Acido ialuronico di The Ordinary e subito dopo il Powerful Strength alla vitamina C 12% di Kiehl's. Ne ho già parlato in qualche altro video, magari vi metto la scheda qua sotto. E siamo già alla base, perché per quanto mi riguarda, essendo caldissimo, basta mettersi roba in faccia. Quindi CC Cream Ervorian, anche di questa vi ho già parlato, non mi ricordo dove, su Instagram, su YouTube, non mi ricordo più perché col fatto che sono stata senza computer per quasi un mese, non mi ricordo più cosa ho pubblicato di qua e di là, ma credo di avervela mostrata su Instagram in un IGTV. Sì, sicuramente. Bene, comunque questa fa le veci del fondotinta ed è anche idratante. C'è la centella asiatica, la quale uniforma il colorito e nasconde le imperfezioni. Col fondotinta ci vediamo verso metà settembre, inizio ottobre, perché prima non ce la posso fare. E quindi questo è quanto. Ciappetti, lo so, avrei dovuto metterli prima, mi sgridate sempre, avete ragione. Solo che io vedete che qui ho questo
dislivello, questo problema estetico di ossa che è dovuto a una vecchia operazione. E allora, siccome non mi piace che si veda, tengo sempre il ciuffo di qua, come Paola Turci, no? E vabbè, non badateci. Quindi adesso ciappetto e nascondiamo le imperfezioni, perché comunque, anche se la base alla centella asiatica, CC cream eccetera, fa il proprio lavoro e lo fa anche bene, però ci vuole qualcosa per le occhiaie, per i puntini, le macchioline eccetera. Ho comprato la versione grande del correttore di Tarte, lo Shape Tape Ultra Rich, quello cremoso, che poi in realtà non è così cremoso, cioè lo è nel senso che non va nelle pieghe, non secca, però è anche asciutto, nel senso che io prima usavo il Bare Skin di Bare Minerals, che è un fondotinta, ciao, un correttore ottimo, ma d'estate è talmente nutriente, talmente grasso, che è un po' lucida. Invece questo no, è proprio perfetto per l'estate. Adesso quando arriverà l'autunno vedremo cosa fare. Comunque il colore è sempre lui, N35, ha questa specie di martello pneumatico al posto dell'applicatore, bello ciccione, ma insomma chi lo usa dice che è super comodo. Spugna, acqua di Recole, che è acqua termale semplicissima. A vederlo qua sembra scurissimo l'N35, cioè la telecamera lo schiarisce, poi io non so gestire il focus, vabbè, lasciamo perdere tutte le mie pecche, le mie mancanze, però a vederlo anche proprio in mezzo nell'espositore, perché io l'ho comprato da Sephora, ce l'hanno solo a Bologna via Indipendenza, se qualcuna di Bologna ha bisogno di dritte. Io l'ho cercato anche negli altri due punti vendita, Casalecchio e via Farini, ma lì non c'era, c'era solo in via Indipendenza. Quando sono andata io sapevo di utilizzare l'N35 perché avevo già il piccolino che ho finito. Però quando l'ho visto così ho detto, ma no, ma è scuro. Mi sono fidata però della mia esperienza, non sono stata così sciocca da cambiare idea e ho fatto bene perché è decisamente il mio colore. Ne do un po' anche qua nel contorno labbra, perché io lo vedo riempitivo e siccome qua ci sono le rughette, simpaticissime rughette, tipo un brufolo sulla chiappa più o meno. Correttore chiaro numero 100 di Yves Rocher sotto l'arcata sopraccigliare per definire. Lo vado a fissare con Virgilio dei Letterati Classici di Eri Chioba, che è il panna più scrivente sulla faccia della terra. Per definire la piega dell'occhio vado a prendere la Glam Palette di Natasha Denona e uso questo marroncino freddo che si chiama Crease. Sulla palpebra mobile vado a mettere questo ombretto di una vecchissima palettina di Urban Decay, la Light Beam, era un'edizione limitata estiva, e c'è questo colore che si chiama Golden Hour, che è pazzesco, infatti si vede, l'ho usato poco, al cratere, ed è praticamente un top coat super iper mega luminoso. Lo vado a mettere sulla palpebra mobile e insomma guardate che effetto che ha. È molto bello, è tipo un duochrome, triochrome, quindi assume riflessi diversi a seconda appunto di come lo si guarda, da dove cade la luce. Secondo me è stupendo, è bello sia da solo, come in questo caso, perché volevo fare una cosa leggera, quindi però luminosa, che si vedesse,
ma anche sopra ad altri colori opachi, quindi non so, magari mettete un bel marrone opaco e ci piazzate su al centro questo per creare un punto luce molto olografico. Questo è stupendo. Allora, la palettina non so se si trovi ancora, però credo che questo colore qua, Golden Hour, ci sia in gamma. Non lo so, dopo controllo e se lo trovo ve lo scrivo qui nell'info box. Io spero che ci sia. Allora, ho avvicinato un po' la telecamera così vedete meglio, perché adesso arriva la parte un po' più difficile e io sono già lucida come un capitone. Ma insomma, la cipria la metto per ultima, aspettiamo fino all'ultimo secondo di vedere come reagisce la pelle. Allora, adesso vado a prendere il mio meraviglioso Cupid's Arrow di Nabla nero e un bel pennellino angolato di quelli che vanno bene per le sopracciglia e per l'eyeliner, e cominciamo la parte appunto un po' più difficile che richiede un po' più di manualità. Allora, vado a prendere il prodotto direttamente così col pennello dalla punta e lo lavoro bene sul pennello in modo che non ci siano grumi, così quando lo vado a stendere non faccio un disastro. Allora, quello che andrò a fare è creare una codina allungata verso l'esterno e sfumarla e poi andarla a riprendere all'interno dell'occhio in maniera proprio da fare l'effetto allungato ma non l'effetto eyeliner. Le regole sono sempre le stesse: non tirare, non trascinare il prodotto, ma tamponare, fare come dei piccoli tratti o dei piccoli puntini, così che poi non vengono evidenziate le mini o maxi rughe della palpebra. Arrivo circa a metà occhio e poi riprendo nell'angolo interno. Nella zona centrale non dico che non faccio nessuna traccia, che non segno nulla, perché lo segno, ma proprio in maniera super super leggera, perché in questo modo l'occhio risulta più lungo. Allora, siccome ho la palpebra un po' cadente, non apro eccessivamente, non tiro, perché sennò poi vado a creare delle linee sbagliate. Semplicemente tampono piano piano verso l'esterno, cercando di rispettare la forma dell'occhio. Per sfumarlo uso un pennellino a penna, però non troppo piccolo, e c'è su lo stesso ombretto che ho usato nella Cris, e uso appunto l'ombretto per sfumare la riga nera nella parte alta, in modo tale da renderla appunto meno dura, meno evidente, mentre invece la lascio stare nella parte bassa, dove voglio che si veda un pochino di più per dare appunto l'effetto allungato all'occhio. Se vedo che l'ombretto ha cancellato un po' troppo il nero, lo vado a riprendere. E niente, adesso faccio l'altro occhio, poi torno e mettiamo le ciglia finte. Prima delle ciglia finte io metto una passata leggera di mascara, metto le ciglia finte e poi faccio la seconda, in modo tale che quelle finte si uniscano perfettamente a quelle vere, quindi anche questo fa un po' l'effetto colla. Allora, le ciglia finte sono queste qui di Essence, sono corte, sono metà occhio, quindi servono proprio ad allungare l'occhio verso l'esterno, a dargli quell'effetto così un po' occhio da gatta. Adesso le apro perché sono nuove. Ecco, queste sono molto economiche, sono carine, però sinceramente io non riesco a usarle più di una volta, perché dopo una serata in cui le tengo su 4-5 ore, quando le tolgo sono un po' devastate, però vabbè, costano poco, fate voi. Allora, mancano ancora due cose. Una è la matita color burro all'interno dell'occhio, anche questa è di Nabla, è la Magic Pencil nel colore Light Nude.
E poi obbligatoriamente, perché non deve mancare mai nei miei make-up perché mi piace troppo, l'angolo interno illuminato, e uso questo colore qua che si chiama appunto Inner Corner. Purtroppo io tendo a esagerare questa cosa perché mi piace tantissimo, ma poi se diventa una specie di lampione per l'illuminazione stradale notturna non va bene. Eccoci qua, siamo arrivati al momento clou, e cioè quello dei tre rossetti. Io comincerei con un bel gloss e voglio usare questo. Questo è un gloss di Too Faced, il colore è All The Stars. Non mi ricordo come si chiama questa tipologia di gloss, ma ve la scrivo magari qui in sovraimpressione, come si dice negli ambienti televisivi seri. E ha questi colori strepitosi, infatti proprio All The Stars, perché ci sono tantissimi colori qui all'interno, ma soprattutto rosati e argentati, ed è veramente molto luminoso. Si può portare da solo, ma secondo me sta meglio se sotto mettiamo una matita labbra. Quindi io vado ad applicare questa di Urban Decay, che è la numero, ciao, si chiama Broken, non ha un numero, molto bene. Quindi vado ad applicare questa e poi ci metto sopra lui. E adesso, signore e signori, ladies and gentlemen, wow, com'è. Questo è da sera, cioè io non so, non mi sento tanto a mio agio andare in giro di giorno così, che mi sembra veramente molto sparato. È bellissimo, è bello d'inverno, è bello d'estate, è bello sempre, secondo me è più da sera. Si sposa secondo me benissimo con gli occhi, che sono anche loro abbastanza olografici, abbastanza luminosi, ma non esagerati, e boh, non lo so, a me piace tanto. Questo è l'abbinamento numero uno. Abbinamento numero 2, un bel colore strong che io uso poco. Io non sono una grande amante dei rossi, mi vedete raramente con dei rossetti rossi, non so perché, ma non mi ci vedo, ho l'impressione che mi invecchino. Lo so che non è così, anzi, delle due, un bel rossetto rosso ringiovanisce, su di me mi dà l'idea della megera, della maga Magò. Ultimamente è un personaggio che mi ossessiona, non lo so, mi piace un sacco perché è mezza matta, è tutta scapigliata, vabbè, però mi ci rivedo, mi ci ritrovo. Comunque, questo abbinamento lo facciamo con un fantastico rossetto di Huda Beauty che si chiama Pool Party. Ce l'ho da qualche anno, è bellissimo, non è un rosso ma è un fucsia intenso, scuro, che tira quasi al viola. Eccolo qua. È uno di quei rossetti super coprenti che hanno quel bel finish che uniforma tantissimo le labbra. Non è lucido, ma lo sembra leggermente per il caldo, secondo me, perché quando lo utilizzo in inverno non ha questa brillantezza. Sicuramente la temperatura non gli fa bene, magari potrei anche decidere di metterlo in frigo, non lo so. Comunque, proprio perché lo vedo meno asciutto del solito, lo vado a mettere con un pennello. Allora, questo rossetto è bellissimo, è confortevolissimo, si sente appena sulle labbra ed è, come dire, lisciante, uniformante, è molto proprio piacevole da indossare. Il colore è stupendo e appunto è un colore che va bene sia d'inverno che d'estate. Dovrei usarlo più spesso, solo che io sono fissata con i nude e spesso mi dimentico proprio di avere qui a disposizione anche queste chicche, cioè questi rossetti bellissimi, solo più vivaci. Dovrei usare un po' di più ogni tanto, magari ricordatemelo, sgridatemi se vedete che non li uso mai, non lo so. Comunque è bellissimo e mi piace tantissimo anche abbinato a questo trucco così neutro, perché appunto gli dà quel pop di colore, quel punto di vivacità che sicuramente va a completare bene tutto l'insieme. Look numero 3. Finalmente rientro nella mia comfort zone e quindi uso un rossetto nude, che sono i miei preferiti assoluti di sempre.
Per questo look ho scelto il rossetto liquido di Fenty Beauty nel colore Uncut e credo che sia il terzo che ricompro, perché mi piace talmente tanto sia come consistenza che come colore che come possibilità di abbinamento che io è un po' un feticcio, cioè io devo averlo lì, anche perché appunto lo uso talmente tanto che lo finisco e non è sempre così scontato finire i rossetti. Comunque adesso lo applichiamo, è un nude rosato intenso bellissimo, la consistenza è super liquida, quindi bisogna andare piano, partire dal centro delle labbra perché sennò poi si allarga, è un macello, ha una durata pazzesca, non si attacca da nessuna parte, potete bere, mangiare, baciare, fare quello che vi pare, lui sta sempre lì ed è veramente un gran rossetto e se non lo avete ancora provato io vi consiglio di farlo. Come vedete non è un nude smorto, non annulla le labbra ma anzi le mette in evidenza, quindi è un nude scuro, è un My Lips But Better, insomma è un colore che secondo me è meraviglioso, sta bene con tutto, universale, qualunque stagione, qualunque occasione, qualunque cosa, questo ve lo mettete in borsa e siete a posto. Bene belle donne, questo è il video di oggi in collaborazione con la carissima Paola Gattaluna Kimono Blu, mi raccomando andate a vedere anche il suo look con i tre rossetti diversi, trovate qui sotto il link al suo canale. Io spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia dato qualche dritta utile per i vostri prossimi look estivi e se è stato così fatemelo sapere come sempre con i vostri commenti qui sotto. Io vi ringrazio per essere state con me, per aver visto il video sino alla fine e se qualcuna non è ancora iscritta e desiderasse farlo lascio qui il link, basta cliccare su questa foto. Se invece volete dare un'occhiata alle altre mie playlist, per esempio quella beauty, potete farlo cliccando sulla foto in alto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale al prossimo video e nel frattempo un bacione!